Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una maestra di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e mi trovo qui con Rinaldo che ha partecipato al corso di 9 settimane. Ciao Rinaldo, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Rinaldo è uno dei miei studenti più partecipi, più entusiasti, veramente. È stata una classe meravigliosa. Rinaldo è uno dei miei migliori studenti. Allora, volevo chiedere a Rinaldo, caro Rinaldo, dimmi un po' come è andata questa esperienza nel corso, com'è stato accedere alle nuove frequenze di luce? Dimmi un po'. Innanzitutto molto interessante. E era parecchio che cercavo questo tipo di connessione e finalmente ho avuto l'occasione di metterla anche in atto, praticamente in modo anche abbastanza esemplare, semplice, grazie alla tua presenza. Bene, ascolta, cosa ne pensi del lavoro con le nuove frequenze di luce, Rinaldo? Beh, sai, a parte un'iniziale titubanza, come penso tutti, però le trovo molto molto potenti, molto molto pratiche, cioè hanno proprio un effetto immediato quando vengono messe in atto, e l'importante è connettersi con i nostri benamati arcangeli e loro fanno il resto, insomma. Noi comunque rimaniamo degli osservatori alla fine, sono loro che eseguono attivamente poi la cosa, no? Esatto, Beh, esatto. Ascolta, e le preghiere? Ti sei trovato bene con le preghiere? Ti stai trovando bene? sempre, comunque, dovunque, dalla prima all'ultima, io ogni pomeriggio al giorno dal lavoro me le rifaccio tutte dall'inizio alla fine. Molto, molto bella. A me piace molto una in particolare, che è quella che comprende anche la guarigione per l'intero pianeta e tutto quanto. E sono molto contento di questo, perché già ho fatto un lavoro a modo mio in tal senso. Adesso lo faccio ancora più partecipe con l'Arcangelo Michele. Molto molto utile questa cosa, la A proposito trovo dell'Arcangelo Michele, da quando tu fai queste preghiere, riesci a percepire la sua presenza? sì, a me, come ho detto all'inizio, mi si è manifestato come una specie di coltre immensa di luce bianca indefinita sopra la mia testa, che a un certo punto della pratica mi si è avvolta addosso, praticamente mi ha coperto, si è abbassata fino a riempire tutti i miei chakra praticamente. È stata una cosa veramente, un'esperienza molto singolare e molto energetica, molto potente, sì, veramente. È stata un'esperienza Bene. unica per me, sì. Sono Ascolta. contentissimo di aver fatto questa esperienza. Che bello. Rinaldo caro, tu hai praticato con qualcuno? Hai fatto qualche sessione di riequilibrio energetico su qualcuno, qualche familiare, amico, Allora, parente? Dimmi un po'. una cosa molto interessante anche di questa esperienza con questo gruppo è stato riconoscere una mia sorellina d'anima, che è la Paola, e ci siamo messi io e lei a fare un pochettino assieme queste cose qua. Adesso abbiamo deciso di farlo anche con cadenza settimanale, come quando facciamo la guarigione pianeta, e io e lei la facciamo addirittura in contemporanea, cioè io tratto a lei, lei tratta a me. Quindi sono sia ricevente che trasmittente, ed è veramente una cosa potentissima, si Potentissima. sente molto molto potente. Quindi non si esclude la cosa, cioè non è che le due pratiche vanno ad annullarsi, anzi si Assolutamente no. amplificano, le energie diventano molto più potenti facendo Certo, insieme anche. certo, certo. E su qualche tuo cliente o amico hai praticato? Attualmente sto trattando anche la mia mammina, Ah, che al ok. momento è andata anche abbastanza in depressione, un attimo, in un periodo abbastanza scuro, nero, Certo, e vediamo di trattare il meglio possibile anche con questo metodo. Prima applicavo soltanto quello che sapevo fare sul Reiki, adesso invece ho affinato anche questa lame, quindi le voglio assolutamente utilizzare al più presto e al meglio. E inoltre la mia suocera, che è molto lontana dalle Filippine, e anche lei sta poco bene attualmente, e mi hanno detto che già è tornata a casa dall'ospedale migliorata, quindi certo, certo. già la benedizione è arrivata. Ok, bene, bene, sono contenta. Ascolta, Rinaldo, tu a chi consiglieresti questo percorso?
Beh, di cuore mio mi sentirei di dire a tutte le persone che si sentono un attimino chiamate da questo percorso, cioè che si sentono attratte dal discorso angeli e arcangeli. E dicevo che si tratta solo di connettersi appunto tramite anche questo metodo che ho trovato in questo gruppo e poi grazie a loro poter conseguire diverse cose molto molto interessanti e utili per la propria Certo. vita, sia a livello di crescita personale, sia a livello di guarigione di qualcun altro, sia a livello anche di manifestazione di ciò che si vuole. Loro comunque basta chiedere e poi lo fanno. Certo. Bene, bene. Grazie, caro Rinaldo. Aggiungo una piccola chicca, vorrei anch'io Sì. intraprendere questo percorso perché è molto interessante e lo trovo molto, molto buono, cioè voglio farlo diventare anche un'attività, quindi spero al più presto di riuscire a mettermi in gioco anche in questo senso. Assolutamente, per aiutare il maggior numero di persone possibile, questo lavoro Brava, brava. assolutamente ti aiuterà ad aiutare tanta, tanta gente, ne sono certa. Con la tua anima buona e pura, io sono sicura che raggiungerai tante, tante anime, ne sono certa. È stata un po' la mia indole, quindi devo soltanto seguire il mio sé superiore che mi sta dicendo questo. Esatto, assolutamente. Grazie Grazie Rinaldo caro, infinitamente. un abbraccio grande, a presto. Buona serata, arrivederci.